grande carattere. Primo tempo 6 contro 6 non era facile, sono molto più fisici di noi, molto più molto più preparati per uno contro uno. Abbiamo sofferto e poi veramente oggi faceva 40 gradi dentro il palazzetto, era difficilissimo a giocare 6 contro 6 veramente. Complimenti ai ragazzi perché 5 gol, recuperare anche non è un europeo, non è amichevole, non è facile, figuriamoci. E poi con sto caldo qua, non so, veramente è una prova di carattere. E noi in panchina soffrivamo caldo, non so come hanno fatto a recuperare. Un'altra volta complimenti ai ragazzi, gran prova di carattere. Alla fine ci è dispiaciuto anche non aver vinto, ma anche pareggio per noi va bene per passare il turno. Vediamo adesso, aspettiamo il risultato di domani, Islanda-Croazia. E niente, andiamo avanti. Adesso Montenegro ci aspetta domani alla stessa ora e via. Che Montenegro, abbiamo visto un pochettino del Montenegro prima della partita, l'avrai sicuramente visto anche nei video. Che Montenegro ti aspetti domani? Ma Islanda è una squadra particolare, loro corrono, hanno un ritmo pazzesco. Oggi hanno corso contro l'Islanda 60 minuti, sembrava che non avessero fatto 3 partite prima, e Montenegro ha sofferto tantissimo la corsa dell'Islanda. Noi proveremo a fare un po' di corsa, però non dobbiamo esagerare, visto pochi cambi che abbiamo. Sicuramente proveremo a far 7 contro 6 un'altra volta, visto che oggi ci ha dato tanti gol. E bisogna mettere adesso la testa concentrata sulla partita. Siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio che abbiamo subito nel primo tempo. Nel secondo tempo, pallone per pallone, siamo riusciti a recuperare tutti quanti i gol. Faccio complimenti a tutta la squadra per la voglia, per il cuore che ci hanno messo per arrivare fino al pareggio. Peccato per le ultime azioni, ma comunque siamo lì. Domani ci sarà il Montenegro e dobbiamo vincere per poter andare a giocarci ancora la qualificazione. Domani che partita ti aspetti contro i montenegrini? Ma sicuramente, come tutte le partite che abbiamo affrontato adesso, non sarà una partita da sottovalutare. Sicuramente sulla carta sono meno attrezzate rispetto alle altre squadre che abbiamo incontrato, però questo non è motivo per abbassare la guardia. Sicuramente daremo il 100%, dobbiamo dare il 100% e domani si vedrà, ci vorremmo sicuramente la vittoria.